Buonasera a tutti, io sono Massimo Michele Guerrieri, dottor Max, che vi parla dalla Tanzania. Allora, do il benvenuto a tutti. Stasera parleremo del nuovo ordine mondiale. Ho deciso di trattare un pochino questo argomento qui in collegamento con gli eventi che si sono succeduti nel corso di questo periodo, in particolare in relazione alla Tanzania stasera, Tanzania e Zanzibar. Allora, prima di iniziare io vi leggerò delle cose, poi naturalmente faremo un po' anche di commenti, di interventi, così per non leggere troppo, perché ci sono tante cose da leggere, no? La maggior parte delle quali sono state scritte da me sulla trilogia dedicata appunto al nuovo ordine mondiale, che ovviamente ricordo. Un libro un po' particolare di 1042 pagine. Chi vuole, chi mi segue sui canali Telegram, mi manda il link e se lo può scaricare nel formato ebook gratuitamente. Allora, c'è nessuno che ha delle domande così particolari? Ecco, c'è nessuno che vuole magari, ecco, tentare di dare una definizione di che cos'è il nuovo ordine mondiale? A grandi linee, non siate timidi, prego, intervenite pure. C'è qualcuno che vuol tentare di dare una sua interpretazione a questa espressione, a questo modo di dire? Che cosa vuol dire nuovo ordine mondiale? Vuol dire tutto e non vuol dire niente. Non ci sono problemi, se no magari provo a definirlo io. Allora, va bene, non ci sono problemi. Vediamo un pochino, no? Quando io mi sono accinto poi a mettere insieme tutta la documentazione che avevo man mano nel corso degli anni raccolto, all'epoca vivevo ancora a New York, io non sono, dal 2004 non guardo più la televisione, però sono sempre stato abbastanza interessato, curioso a cose diverse, no? Siccome sono anche una persona che ha lavorato per tanti anni nella comunicazione, quindi sono, diciamo, una specie di creativo, e quindi insomma, diciamo, chi ha questa natura è portato a essere curioso, no? A essere interessato sempre a tante cose. E mi sono imbattuto in questi video. All'epoca, vi ricordate, eravamo nel 2005-2006, stava nascendo YouTube. A questi video di questi autori, anche abbastanza importanti, anche abbastanza conosciuti in America, che dicevano certe cose. E io mi sono messo lì anche perché devo migliorare l'inglese, la comprensione dell'inglese. Mi sono ascoltato i video diverse volte, infatti, questi pescatori, Justice Mallings, ce ne sono tanti, sono menzionati nel libro, sono quasi più di 100, attori quasi ancora del tutto sconosciuti in Italia. E questo naturalmente mi ha aiutato molto a migliorare la lingua e mi ha anche aperto gli occhi di fronte a certe cose, perché mi sono cominciato a domandare se per caso questi autori non avessero ragione in tante circostanze. E però io piano piano ho messo lì, l'ho raccolti tutti nel computer, senza nessun tipo di idea di pubblicare queste cose, non ci pensavo assolutamente, dico, ma chi ce lo trova poi il tempo per fare tutte queste cose? Siccome poi evidentemente insomma, le cose capitano perché devono capitare, come ci ha ricordato tante volte il presidente americano Franklin Delano Roosevelt, se una cosa in politica succede in quella maniera lì vuol dire che doveva succedere in quella maniera lì. Probabilmente non solo in politica, un po' nelle cose. Le coincidenze, no? Quando si parla delle coincidenze. Ciao Michele, buonasera. E quindi scoppia questa pandemia, ora vi dico qualche cos'altro anche sul termine pandemia, e io mi sono trovato a casa senza fare niente, ho cominciato a scrivere, a raccogliere tutta questa documentazione che poi alla fin fine ha rappresentato il contenuto negli 11 capitoli diversi della trilogia. Quindi per il nuovo ordine mondiale,
C'è Justin Smalley, per esempio, uno degli attori più importanti, secondo me, anche se lui ha fatto un certo tipo di ricerca soltanto in una direzione, non a 360 gradi. Per me, il ricercatore, lo storico vero, è quello invece che si mette un pochino al centro di tutte le questioni e cerca di analizzarle a mente aperta a 360 gradi, no? Non si schiera né a sinistra, né al centro, né a destra. Quindi lui è un cattolico, insomma, convinto, ha sempre fatto la ricerca in una certa direzione per lui, però lui dice tante cose importanti e dice, in effetti non si deve parlare di nuovo ordine mondiale, bisognerebbe parlare di ordine mondiale, perché anche quello che sta succedendo oggi. E lui faceva i suoi interventi negli anni 80, 90, fino al 2000, quindi cosa abbastanza, 2010 direi, quindi abbastanza recentemente, è sempre successo nella storia. Quindi non è corretto chiamarlo adesso nuovo ordine mondiale. Nuovo perché? Non è nuovo in niente. Infatti ha scritto un libro che si chiama Ordine Mondiale, World Order, non Nuovo Ordine Mondiale. Io però ci ho voluto mettere Nuovo Ordine Mondiale perché ormai, comunemente parlando, si chiama così. Allora, c'è nessuno che vuole fare un intervento, una domanda? Interrompetemi pure, non ci sono problemi. Quindi, nu per nuovo ordine mondiale si deve intendere un progetto che possiamo chiamarli gli Illuminati, i grandi maestri, i grandi saggi, cioè tutti coloro che a nostra insaputa hanno sempre gestito le cose importanti nel mondo, quasi da sempre, hanno di volta pensato e poi rappresentato. È chiaro che i tempi cambiano, i modi di vedere cambiano, la tecnologia e la scienza cambia. E quindi nel corso, soprattutto direi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, c'è stato un incremento, un aumento nella velocità e nella realizzazione che questo gruppo di persone avevano pensato addirittura, come dicevo prima, forse da 1000 anni fa. L'idea di conquistare il mondo forse è stata anche l'idea che ha guidato Roma a un certo punto, perché Roma è stata al potere più di 300 anni, in quel particolare momento lì controllava il mondo intero, il mondo esistente era controllato almeno per quello che si dice che ci hanno raccontato a noi, almeno per il 70-80% dall'impero romano, anche se questo poi non è completamente vero perché c'era tutto il discorso della Cina, dell'India, che sta addirittura ad una tradizione di 5.000 anni, ancora molto antecedenti, lo stesso Iran, antecedenti, lo stesso Egitto, antecedenti all'impero romano per certi aspetti. Allora, quindi, quando poi scoppia questa cosa, io ho l'intuizione immediatamente che c'è qualcosa che non torna. E non c'ho l'intuizione soltanto perché magari nel frattempo avevo condotto delle ricerche mie come ricercatore indipendente nel campo della salute, avevo messo a punto un sistema che è tuttora stato poi pubblicato su riviste scientifiche, anche se non lo sa quasi nessuno in Italia. Ed è ancora sotto brevetto in America, che poi io ho cercato di sviluppare, però non ci sono riuscito, lo devo ammettere per tutta una serie di ragioni. Va bene in America, quando sono andato in America. Ma soprattutto dal punto di vista comunicazionale. Infatti, se voi vi ricordate, in pochi giorni, immediatamente, tutti i paesi principali del mondo, ma anche quelli piccoli, si sono allineati immediatamente all'idea dell'esistenza di questo fantomatico virus e, eccetto appunto, la Tanzania e Magofuli,
disse all'epoca no grazie, tutti gli altri paesi, e un po' più un po' meno, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista comunicazionale, hanno sposato l'idea che questo, questa pandemia esistesse davvero. E io mi sono chiesto, ma com'è possibile che tutti i paesi accettino una cosa di questo tipo e nessuno dica niente? Ecco, lo dico io perché per mettere insieme un progetto di questo tipo ci vogliono anni, anni, decenni di lavoro. Decenni di lavoro, probabilmente hanno iniziato subito dopo la seconda guerra mondiale a lavorare sulla pandemia che abbiamo avuto 2 anni fa. Perché loro, come ha spiegato, molto bene un autore che si chiama Myron Fagan, che è l'autore principale che io presento nel capitolo 4, loro fanno programmi addirittura di decenni e decenni. C'è un microfono aperto, per cortesia, Alex. Perdonami, se no ti devo chiudere il microfono, scusate, pazienza. State attenti, se no mi anche chiudere il microfono. Ha spiegato lui che questi soggetti fanno proprio dei progetti che vanno addirittura da un secolo all'altro, e quindi loro hanno evidentemente tutta questa, tutta questa dinastia che segue questi progetti e che li possono portare. L'importante per loro è riuscire a ottenere il completamento di quello che loro hanno chiamato la grande opera. Si chiama Nuovo Ordine Mondiale, la grande opera, include il grande reset di Schwab. Tutte queste cose qui sono state messe a punto e pensate decenni fa. Noi le scopriamo oggi, però in realtà sono state pianificate almeno 30, 40, 50 anni. Allora, oggi vi parlo anche brevemente di un video che mi è stato inviato da un mio collaboratore molto valido, Matteo, che saluto e ringrazio, adesso lui si è spostato da Londra in Spagna, che mi ha ogni tanto, tante volte, mi ha passato dei documenti veramente interessanti che poi ho pubblicato nel mio intervento. Ricordo che chi vuole magari approfondire certe tematiche e magari non ha voglia di leggere tanto, può ascoltare il contenuto dei capitoli, cioè, scusate, sì, dei capitoli sul Nuovo Ordine Mondiale, perché io li ho letti e li ho raccolti tutti in video che sono sul mio canale Massimo Michele Guerrieri di YouTube. Poi, oltre a quelli, ci sono anche tutti gli altri video che ho fatto, perché ho iniziato tanti anni fa con Accademia della Libertà e adesso ho fatto un rapido conto. Pensavo fossero più di 100 video, in effetti sono più di 200 video, eh? Perché 170 sono soltanto quelli caricati sul mio canale. Allora, in totale. Allora, dicevo, in un intervento fatto un anno prima dello scoppio della pandemia, quindi nel 2019, 18-19, un'organizzazione controllata dalla Chatham House. La Chatham House è praticamente l'equivalente del Council on Foreign Relations americano. Io lo presento ovviamente nel libro, se voi andate a cercare il libro e digitate Chatham, la cosa bella di questa della possibilità di poi raccogliere tutto in un PDF è che quando poi si fa la ricerca si con un nome, no? Si trovano le cose immediatamente. Voi vedete che sono due organizzazioni, una in America, l'altra in Inghilterra, e quella in Inghilterra organizzava questi simposi in cui spiegava agli addetti, principalmente direttori di ospedali, addetti ai lavori, medici, eccetera, tutta la campagna comunicazionale che poi avrebbero presentato sui media. Cioè, tutte quelle cose che ci hanno poi raccontato erano state pensate, studiate dal punto di vista comunicazione strategica anni prima. Quindi naturale, spontaneo, genuino, in questa
In questa pandemia non c'è assolutamente niente. Infatti, se si legge, si vede il libro con, scusate, questo video con attenzione, lo speaker non parla di pandemia, ma parla di epidemia influenzale, quando lui sapeva già bene che sarebbe poi stata chiamata Covid e sarebbe diventata una pandemia. Però intanto a loro, per convincermi, gliel'hanno presentata in maniera credibile, perché un discorso è dire ci sarà un'epidemia, ci aspettiamo che ci sia un'epidemia, che per definizione è una cosa diversa dalla pandemia, andate già a vedere, e che sarà influenzale, un discorso poi è trasformare tutto in un dramma mondiale, perché noi abbiamo vissuto uno psicodramma, siamo psicodramma a livello mondiale un po' tutti. Quindi io me ne sono accorto più dal punto di vista comunicazionale che dal punto di vista scientifico. Io nel capitolo 9 poi presento che dico che la maggior parte insomma, di quello che ci hanno proposto loro dal punto di vista scientifico non ha nessun senso. Per esempio, basta andare a vedere la definizione di virus, oppure di vaccino, meglio, e si vede che quello che hanno messo a punto loro non è assolutamente un vaccino. Allora, ci sono domande? Se no vi leggo una cosettina veloce. Quindi ci sono dietro a queste cose qui, ci sono quelli che ho chiamato gli illuminati. Quindi se voi, per capirci, se voi vi scaricate il libro, lo leggete, eccetera, vedete che è una vera e propria cospirazione. Ora, siamo dietro a questo, vogliamo, no, però effettivamente c'è qualcuno che si è messo al tavolo e ha messo insieme questo progetto per ottenere certe finalità. Quindi se voi vi andate a vedere cosa si deve intendere per cospirazione, questa è una cospirazione. Poi si può cospirare di andare a, che poi vi posso dire, fare uno scherzetto all'arbitro che ci sta antipatico, magari bucandogli le gomme della macchina, ma anche quella è una cospirazione. Basta che due persone, due sole, si mettono d'accordo per lavorare su un progetto e quella è già una cospirazione. Allora vi leggo. Jacques Attali, intellettuale francese, nel 2014 dichiarò che se l'Europa fosse intervenuta nella diatriba, scusate, tra Ucraina e Russia, questa avrebbe causato la terza guerra mondiale. Il video è disponibile, chi lo vuole glielo mando. E in un'altra intervista dice che Gerusalemme sarà la capitale del pianeta. E su questo tema Nicolas Sarkozy, ricordiamoci, no? Presidente francese, intorno al 2011, riferendosi sempre a Gerusalemme, dichiarò: sarà un posto magnifico come capitale del nuovo ordine. E devo dirvi una terza cosa. Noi andremo verso il nuovo ordine mondiale e nessuno, dico nessuno, potrà opporsi. E questo nel libro, poi lo ripeto, dando voce a delle testimonianze di altri autori. Allora, ci sono delle domande su questo discorso che sto affrontando adesso, un po' a grandi linee, poi arriviamo anche alla Tanzania, naturalmente. Prego, intervenite pure, eh. Parlate un po' anche voi perché io non voglio adesso. Prego. Scusa Massimo, nessuno potrà opporsi in riferimento a chi ha governi? Sì, nessuno potrà opporsi perché la decisione è già stata presa agli altri livelli e quindi nessuno avrà la forza né politica né militare di bloccare. Questo è quello che voleva dire lui. Allora, poi in un altro articolo, recentemente c'è stata quella famosa. Prego, prego, Antonella, chi sei? Se te vuoi intervenire, prego. Sì. No, solo volevo dire una cosa, che probabilmente questo loro volevano però già farlo molti anni prima, cioè il loro obiettivo era quello di terminare già 10 anni fa. Non so se rifaccio un po' a quello che sarebbe la missione anglosassone Certo. di, sì,
sai quel video di Bill Ryan del Project Camelot, che in principio parlava appunto di questi illuminati della City of London. E quindi io credo che molto che loro vogliano portare a termine alcune cose, anche loro hanno dei sì, possono sbagliarsi o possono anche fare dei calcoli senza l'oste, no? Sì, certamente, Antonella, è giustissimo quello che dici. Infatti, anche all'interno degli Illuminati ci sono anime diverse, no? Così come ci sono anime diverse all'interno dei Gesuiti, del Vaticano, delle varie organizzazioni, ordini massonici, certamente, anche loro litigano parecchio, questo è chiaro. Sì, c'è cioè la tipica lotta tra i Deva e gli Asura, no? Come ci sono sempre due, o Enki Denli, cioè ci sono sempre queste due fazioni. L'importante è che noi finalmente riusciamo a capire chi siamo, da dove veniamo e il nostro potenziale, insomma, che ci è sempre stato tolto in questi migliaia di anni. Sì, certamente. La cosa più importante, quello che insomma ho cercato, no, di dire anch'io, è la conoscenza, no? Cioè noi dobbiamo capire che noi sappiamo quello che loro vogliono che noi si sappia e quindi sappiamo poco o niente. La verità, le cose importanti se le tengono ben strette. Non a caso io insomma, all'inizio del piccolo report, no, che ho fatto sul loro, ho voluto citare una dichiarazione, vediamo un po' se riesco a aprirlo, ve la leggo per bene, internet è un pochino lento, vediamo se ce la faccio. Una dichiarazione, come si chiama, di quell'autore francese. Allora, ora ve la leggo, sto aprendo, lì, internet scusatemi, è un pochino lento stasera. Non a caso, perché cioè, la storia che ad usum Delphini, così come si chiama, quella che studiamo a storia, insomma, a scuola, no, non è la storia vera, è la storia che ci raccontano perché dobbiamo imparare anche un po' di storia. La storia la storia vera è tutta diversa. Quindi la cosa più importante è quella di, come posso dire, di affrontare sempre le cose a mente aperta. Non a caso io ho scelto questa espressione, no? Per dare il nome al mio sito, e che de devo dire ho ripreso da un'espressione di Mauro Bellino, no? Perché lui segue un po' Mauro Bellino, l'ha usata spesso questa espressione qui, perché è fondamentale per conoscere, per sapere, no? Altrimenti si rimane sempre sulle stesse modi di dire, sulle stesse consuetudini. E tutte le volte che viene fuori una cosa si dice sì, ma che vuoi, ma quello lì, ma e così non si arriva mai da nessuna parte. Allora, Honoré de Balzac ha detto: vi sono due storie, la storia ufficiale, menzognera, che ci viene insegnata, la storia d'usum Delphini, e la storia segreta, dove si trovano le vere cause degli avvenimenti, una storia vergognosa. Ora, se lo dice lui in questa maniera qui, probabilmente anche questo bisogna dire, porca miseria, ma qui non è che ci ha detto, insomma, state attenti, qualche volta vi mentono, vi dicono le cose. Qui ci hanno quasi sempre mentito. Ecco, quindi la ricerca sulla conoscenza include anche la ricerca di noi stessi, è evidente, no, Antonella? E questa bisogna farla a mente aperte, onestamente. Perché se noi si vuol fare questo esercizio che ritengo sia fondamentale per la crescita personale, non ci si può mentire sistematicamente tutti i giorni, no? Insomma, bisogna essere un po' più onesti con noi stessi. Abbiamo delegato per decine di anni ai politici, ci siamo fidati, no? E questi ci hanno sempre fregato. Ma in definitiva non è che i politici siano peggio di noi, perché i politici siamo noi. Siamo noi che l'abbiamo eletti, la classe politica rappresenta la cittadinanza. Quindi se non si fa, come dicevi giustamente, se tutti uno sforzo,
in una certa direzione. Per 50 anni siamo ancora qui a lamentarci dei politici che abbiamo. Benissimo, ti ringrazio. Allora, ecco, questo naturalmente io invito tutti, chi non l'ha parentesi, chi non l'ha ancora fatto, sapete che ho un altro canale dedicato alla consulenza oro, a leggervi questo breve report, anche se non siete interessati ad acquistare oro, è anche questo, insomma, nel mio piccolo, un contributo nella ricerca della verità. Quello che è scritto qui non lo trovate praticamente da nessuna parte. Allora, andiamo avanti e volevo leggere questa cosa qui, no? Allora, io nel capitolo 7, nel capitolo 9 parlo del Covid, e proprio due o tre giorni fa è stata una notizia, proprio quella a 8 colonne, hanno intervistato, credo, il CEO, sì, della Pfizer, che ha ammesso che le ricerche non sono mai state compiute, fatte in maniera ortodossa dal punto di vista scientifico. E questa era una cosa abbastanza logica per me. Siccome io ho pubblicato la mia invenzione su una rivista scientifica nel 2010-2011 e mi ci è voluto 5-6 anni a metterla insieme, no? Non vi dico quello che mi è costato. E quindi io so che ci sarebbe voluto del tempo per testare i vari vaccini. Ci vuole 5 anni, ci vuole c'è tutto un protocollo da seguire, non è stato seguito assolutamente niente. Quindi io me ne sono accorto subito e l'ho messo tranquillamente nel capitolo 9. Ho scoperto questo articolo di Peter Doshi, adesso ve lo leggo, che adesso è stato appunto pubblicato dalla Speed of Science, che dice: uno scandalo, un incubo selvaggio. Questo è il titolo, grosso modo. Il 24 ottobre del 2022 il dottor Joseph Mercola, abbastanza conosciuto in America, ha dichiarato che nell'ottobre del 2020 il dottor Peter Doshi, editore associato del British Medical Journal, disse che le prove non erano state progettate per rilevare se i vaccini avrebbero impedito la trasmissione, il che è fondamentale se si vuole porre fine alla pandemia. Peter Doshi disse: nessuna delle prove attualmente in corso è progettata per rilevare una riduzione di eventuali esiti gravi come ricoveri ospedalieri, uso di terapia intensiva o decessi, né i vaccini sono allo studio per determinare se possono interrompere la trasmissione del virus. Quindi le cose alcuni scienziati, tra virgolette, ce le hanno dette, però siccome all'epoca la televisione non ce le ha dette, soltanto pochissime persone vanno lì a spucciarsi, no, quello che c'è in rete, perché in rete c'è tutto, quasi tutto. Io tutto quello che ho messo insieme l'ho messo insieme dalla rete, evidente, e quindi ci si mette davanti al telegiornale e si pensa che ci dicano le cose vere, ci dicono quasi mai le cose vere. Poi io qui, ora non vi sto a tediare troppo, nell'articolo, nella pagina 66 del capitolo 9, che io ho intitolato 91 di VOC, no? Che sarebbe Covid alla rovescia, perché all'epoca non volevo stuzzicare troppo la censura, e allora ho invertito il titolo, ma di VOC vuol dire una cosa molto interessante se le andate poi a leggere, eh? Non vi voglio annoiare troppo, se è interessato vado a leggere, c'è scritto quasi tutto lì. Capisce quasi tutto di quello che è successo. L'ho pubblicato immediatamente e c'è la pubblicazione completa in cui si evince chiaramente che questo prodotto non è un vaccino, ma anche qualora fosse stato testato come vaccino, non è stato fatto per col il vero spirito, il vero concept che un vaccino dovrebbe essere prodotto, cioè quello di trattare le complicazioni gravi o di prevenire le complicazioni gravi, non il raffreddore. Quindi quello lì non serve assolutamente a niente. Questa qui non si può neanche considerare scienza, è una scienza farlocca. Ora non lo so quello che succederà col nuovo governo, oggi mi hanno detto che dovranno eliminare il Green Pass, c'è qualcuno che è aggiornato, mi può dire delle cose, poi magari vi dico delle altre cose. Cosa ha deciso il governo? Ha deciso di levare il Green Pass? È corretta questa informazione? Io, scusatemi, ma non sono proprio aggiornato, cioè, non c'ho tempo di stare. No, non mi risulta, io non ho sentito
nulla in merito al Green Pass. So che vogliono reintegrare i medici sospesi e c'è già una gran bagarre su questo, ma del Green Pass non ho sentito nulla. Allora, i medici a sua volta sospesi, quelli che sono stati già reintegrati, hanno dato questa notizia ufficiale oppure no? Sì, dovrebbe essere ufficiale che verranno reintegrati. C'è un po' di casino perché c'è opposizione, nel senso che qualcuno vorrebbe che avessero tipo una spilletta con scritto che è un diverso, quindi siamo a quei livelli. Grazie. Vedremo quello che succede. Allora io intanto vi dico queste cose qui, purtroppo è già in programma, ne hanno parlato già diversi autori, già in programma l'ennesimo virus, che probabilmente sarà anche molto più virulento, tra virgolette, di questo che era un virus influenzale. Perché deve capire che anche se loro creano un virus in laboratorio, come hanno cercato di fare, siccome la natura è molto più intelligente di loro, un virus sintetico o creato dall'uomo non ha un tempo di vita sufficiente da infettare le persone. Dopo pochi minuti, dopo pochi secondi muore. E quindi anche se loro hanno magari infestato tutto e tutti con questo virus, probabilmente hanno fatto dei test, hanno fallito sotto quel punto di vista lì, perché come vi dicevo, dal punto di vista della natura non è stabile, si dice, no? E quindi muore immediatamente. Quello sul versante sul quale hanno lavorato e quest'autore che vi ho menzionato prima, della Chatham House, ha spiegato, è quello sul numero dei morti. Quindi loro hanno già programmato in precedenza che ci sarebbero stati nel momento di picco 66 morti in Inghilterra, mi sembra 18-19 in Belgio, tutte queste cose. Ecco, quindi te le dicono e alla fine noi ci si crede. Tutte cose, tutti i numeri cabalistici delle cose. Allora, dunque, ci sono altre domande? Magari iniziamo a parlare un pochino della Tanzania e la Tanzania. Quando mi sono poi iniziato, ero a New York e vedevo che questo tsunami stava arrivando, chiamiamolo tsunami, stava arrivando, e io ho detto, ma io che ci sto a fare? Io dovevo andare in giro con la mascherina, andavo al supermercato naturalmente, io tenevo sempre il naso fuori, oh no, devi coprire il naso, come sembrava di vedere un film, è un film, noi abbiamo assistito a 2 anni, è stato un incubo, ma è stato un film, non è stato mica niente di vero, assolutamente niente di quello che ci hanno detto. E dopo un po' ho detto, basta, io non c'ho carattere, e mi sono messo a fare questa ricerca e ho scoperto che la Tanzania era l'unico paese al mondo che non aveva avuto nessun tipo di limitazione, assolutamente niente. E quindi ho visto l'intervento che fece Magufuli, insomma anche un po' in maniera abbastanza spavalda, dicendo, ma noi abbiamo fatto dei test, abbiamo trovato il Covid anche nella papaya e in altri frutti, non so che cosa l'hanno fatto, per dire, è una cosa questa qui e che non esiste, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, io ho iniziato a parlarne in rete, all'epoca collaboravo con Ubaldo Croce, i miei video, i miei interventi che ho chiamato, Tanzania, come l'ho chiamato, vieni via con me, l'ho chiamato. Sono una serie di 6 video sul mio canale, e poi Chiacchierata tra amici, ecco lì tra quelli e gli altri sono i video che feci appunto in quel periodo lì, in cui avevo già detto tutto. Sono stato uno dei pochi attori in Italia che l'ho pubblicato anche su Facebook, credo due mesi dopo, sono stato l'unico autore credo in Italia che ma la cosa buffa è che non mi hanno mai bannato, non mi hanno mai censurato, io non so in base a quale logica, ci deve avere un protettore da qualche parte, vabbè.
A parte questo, poi io appunto avevo un programma, mi sono messo, ho fatto tutta la ricerca sulla Tanzania, ho preso contatto, perché fare anche uno. Poi noi che cosa parliamo di questa sera? Parliamo della Tanzania e del piano B, no? Il piano B è un piano d'emergenza, ma per mettere un programma, un piano così, servono energie, e un'enorme quantità di energie. Quindi io non posso biasimare coloro che a un certo punto si arrendono e non ce la fanno. Perché io ci sono passato prima, quando sono andato a New York, e io ho lavorato 5 anni, lavorando, avevamo punto vendita a Scandicci Firenze, e quindi per 5 anni io sono andato avanti e indietro a New York, potevo portare la famiglia a New York, avevo già capito che l'Italia era un paese in bancarotta, l'avevo già capito negli anni 90. E la stessa cosa poi mi si è ripetuta in proporzioni inferiori, perché poi io nel frattempo i ragazzi sono cresciuti, io sono single e quindi mi potevo muovere con molta più agilità e velocità, e in pochi mesi, dovevo arrivare a luglio, nell'aprile ero già qua. Però anch'io mi sono sempre chiesto, come è possibile che la Tanzania rimanga fuori, e Zanzibar rimangano fuori da una situazione di questo tipo? Perché questi, se vogliono, no? Se vogliono, mettono in ginocchio chiunque. E allora, la possibile risposta è la seguente. Continuando le mie ricerche, ho scoperto che la Tanzania, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, assieme alla Namibia e ad altri 3 o 4 paesi dell'Africa, è stata messa sotto trust. E qui viene fuori tutto il discorso del trust, che coinvolge anche la consulenza Oro, e Auvesta. Quando un bene, un patrimonio, può essere piccolo o grande che sia, viene messo sotto trust, per la legge internazionale del trust nessuno lo può toccare. Nessuno può toccare. Allora, negli anni 60-65 hanno poi costituito la nuova Tanzania, prima si chiamava Tanganyika, l'hanno messa insieme a Zanzibar, è venuto fuori Tanzania, no? Con Zanzibar, e lì hanno creato il governo, eccetera, eccetera. Però il fatto che abbiano creato un nuovo stato, sostanzialmente, un'unione, no? Perché di fatto è un'unione, non significa mica che il trust sia decaduto, non sia più valido, assolutamente no, assolutamente no. Allora, se questa intuizione, io lo spiego poi anche nell'integrazione dei due PDF, no? Io prendo lo spunto dalla famosa espressione che usava Agatha Christie, che diceva: un indizio no, non è una prova, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi sono una prova, no? Ecco, io seguo lo stesso ragionamento. Quindi abbiamo, da una parte, il primo indizio, cioè la prima cosa curiosa, diciamo così, non è un indizio in questo caso, non c'è stato un assassino, no? Però la prima cosa curiosa è che di fatto la pandemia qui non c'è stata. Primo. Secondo, che Tanzania e Zanzibar, fino agli anni 60 sicuramente erano ancora sotto trust. Terzo, chiedo la documentazione che regolamenta il landing, si chiama, cioè le terre, la politica delle terre, come vengono vendute, insomma, cedute, le tasse, eccetera, allo studio legale, cioè meglio al commercialista di Stefano Todisco, console onorario di Zanzibar, al quale chiedo una comparazione tra la regolamentazione tanzaniana e quella di Zanzibar, che in effetti sono abbastanza diverse, no? Poi se volete ne parliamo più tardi, il quale me la fornisce, io metto lì, la leggo, naturalmente è in inglese, la leggo lì, a un certo punto leggo che le terre sono regolamentate sono sotto il controllo del presidente della Tanzania. Quindi in questo caso evidentemente il presidente all'epoca era presidente Magufuli, no? E adesso è Mamma Samia, la vicepresidente. E che
Il tutto è regolato da un trust. Mi sei rizzata i capelli quando ho letto questa cosa di trust. Perché devono usare la terminologia trust? E che il termine trust in inglese lo si trova soltanto quando appunto si parla del trust, altrimenti trust vuol dire fiducia, avere fiducia, no? La fiducia, il trust è la fiducia in italiano, avere fiducia di, si dice to trust. E lì, quello è il terzo indizio, perché a un certo punto io ho detto, ma c'è quella cosa che non è successo niente. C'è il discorso che era un trust precedentemente. Adesso la regolamentazione dice nero su bianco che tutto è regolato da un trust, allora vuol dire che la Tanzania è sotto trust. Cioè, ma questa è una cosa logica, poi che non ve lo dica nessuno, d'accordo, ve lo dice nessuno, ve lo dico io, qualcuno prima o poi ve le dovrà dire queste cose. Però effettivamente questo comproverebbe la ragione per la quale se il presidente della Tanzania, all'epoca Magufuli, dice no, noi questa cosa non la vogliamo, non ci interessa a nessuno, per la legge internazionale può fare niente. L'unica cosa che possono farlo è farlo fuori. Magufuli è morto in circostanze misteriose, mi sembra fosse marzo, aprile dello scorso anno. Sono morti altri presidenti africani che si sono messi lì un pochino nel mezzo, ogni tanto si mettono un po' troppo nel mezzo e non fanno proprio il compitino come lo dovrebbero fare, sgarrano. E allora poi dopo purtroppo succede quello che succede. Ora, se questa mia analisi è corretta e bisogna sempre usare il condizionale, l'unica destinazione, tra virgolette sicura, però fatemi dire sicura, rispetto alle altre, sicuramente lo è molto di più, è la Tanzania, Zanzibar, rispetto a tante altre destinazioni, perché non pensate che l'emergenza sia finita, Siamo ancora alla prima fase, che continuerà con alti e bassi, con questi nuovi virus, eccetera, almeno fino al 2025. Come gli autori autori importanti hanno più volte dichiarato e che poi io ripresento nel libro. Nel 2025 succederà qualcosa di importante e qui mi ricollego a quello che vi ho letto prima, con Gerusalemme capitale del mondo e l'ONU, Organizzazione Mondiale della Sanità, il centro diciamo politico amministrativo di tutto il pianeta. Forse capiterà con i famosi 3 giorni di buio nel marzo del 2025, quindi fino al 2025 questo tsunami andrà avanti, ora ci sarà la guerra. E poi magari attiveranno il 5G, sono tutte cose in programma, ce l'hanno dette in tutte le maniere. Però noi ce le mettono sotto il naso e come disse Goethe, la cosa migliore che te puoi fare per non farla vedere è metterla sotto il naso, così non si vede più. Ci sono domande? Non ci sono domande. Allora, qui devo fare una piccola distinzione, pensando, no, a quello che ho detto. Mi sono chiesto, ma allora, se tutta l'Unione è sotto trust, come mai la regolamentazione della compravendita delle terre è diversa tra la Tanzania e Zanzibar? E io questa è una cosa che mi sono chiesto e che non ho ancora una risposta. Però si potrebbe anche interpretare in maniera tale per cui chi è sotto trust è la sola Tanzania e non Zanzibar. Ora tenete presente che dal punto di vista della regolamentazione l'immigrazione e le regole sull'immigrazione sono identiche, non cambia assolutamente niente, anche qualora dovesse, comunque Zanzibar fa comunque parte dell'Unione e tutte le decisioni importanti sono prese a Dodoma, che è la capitale della Tanzania, non è Dar es Salaam. Era prima Dar es Salaam, poi che negli anni 60-70 l'hanno decentralizzata perché era vicino al ferry, Franco se ti ricordi, tutti gli uffici erano lì vicino al ferry, era impossibile insomma, no? Gestire
tutti gli uffici insomma, amministrativi, politici, e quindi è stata poi spostata a Dodoma. Ricordo, quindi, parlando di terre, che mentre è possibile comprare terre, case di qualsiasi ordine e tipo, appartamenti e anche hotel insomma, più o meno grandi, quindi strutture diciamo di qualsiasi ordine e tipo, è possibile comprarle a Zanzibar sotto il proprio nome, cioè come soggetti fisici. Questo non è possibile in Tanzania. In Tanzania per comprare in Tanzania bisogna andarci con una grande società, con una società che è magari già presente in un paese o in diversi paesi, tipo piccola multinazionale, va in Tanzania, costituisce la sede in Tanzania e poi magari compra delle terre e si mette a fare farm, si mette a fare coltivazioni. Ecco. Bisogna che insomma bisogna che sia costituita una società di vera e propria. Ci sono comunque due tipi di società, sia a Zanzibar che in Tanzania, come ci sono da noi, no? La società di persone, quindi per piccole aziende, e la società di capitali. Stessa cosa. Le società di capitali, quando investono un certo quantitativo, non possono essere controllate. L'importo del capitale dipende dal settore merceologico. Possono essere controllate direttamente al 100% da stranieri. Mentre invece se si costituisce una società di persone, come si chiama da noi, bisogna fare una società con un tanzaniano o con una tanzaniana. Infatti molte persone per comprare proprietà o fare attività qui poi si sposano con una tanzaniana o con un tanzaniano, viceversa. Se no, praticamente non è possibile. Ora, io non mi vorrei scoraggiare, no? Se uno magari vuol venire qui e fare un certo tipo di lavoro, però bisogna essere molto cauti e molto attenti, perché dal punto di vista sociale ambientale si vive benissimo, molto bene. Ci sono purtroppo alcune lacune, alcune cose, per esempio un po' troppa sporcizia, un po' disordine, queste cose qui sì, danno un po' fastidio. Però ci si vive molto bene, benissimo. Questo, io per me questo è un paradiso, un clima fantastico. Ora inizia l'estate, è iniziato un pochino il caldo, però è sempre ventilato, non è molto umido, sta benissimo. Una cosa non avrei mai immaginato, un clima così sul mare. Dal punto di vista del business, come si dice, bisogna stare un po' più attenti, soprattutto se si dovesse fare business con loro. Perché non sono persone, secondo me, malvagie, cattive, no. Però qualche volta, sapete, noi siamo bianchi, e allora siccome noi siamo bianchi, allora siamo ricchi, e allora loro pensano sempre che io... E io dico, guardate che io non sono mica un banchiere, non ho mica fatto il banchiere. Tutti chiedono, spesso chiedono soldi, no? Tante volte ti conosco, dice, ho bisogno di questo, ho bisogno di quest'altro. È una cosa anche abbastanza strana da spiegare. C'hanno questa abitudine qua, c'hanno l'abitudine di chiedere sempre soldi, lo chiedono, lo fanno anche tra loro questa cosa qui, è una cosa un po' particolare che non esiste nella nostra società. E quindi bisogna fare un po' di attenzione. Le opportunità ci sono, io ho ricordato anche negli ultimi interventi che per esempio ce n'è una che è un'ottima opportunità, che si può sia comprare che probabilmente anche prendere anche in gestione, e poi ci sono delle ottime, secondo me, possibilità negli investimenti. Io ho una proprietà nel centro storico, ci ho parlato la scorsa settimana con il proprietario, vuole $125,000, ma secondo me con $100,000 si può prendere, che è tutto in dollari, ovviamente. Scellini tanzaniani e dollari, ed è secondo me un ottimo investimento, anche perché rende. Palazzina a due piani, si può affittare, rende circa $1,400-1,500 al mese, è sempre un ottimo investimento, e diciamo che sono quelle operazioni in cui non ci sono grandi ristrutturazioni da fare, abbastanza semplice, perché in questo caso il certificato di proprietà, che si chiama Title Deed, è disponibile e è tutto pronto, quindi in 2 settimane qui si può andare a Rogi per contratto, ci sono
queste cose. Poi la metterò anche sul sito, ci sto lavorando. Aggiungerò dei bottoni sul sito che saranno in relazione agli investimenti, e almeno investimenti che io reputo veramente investimenti, per acquistare proprietà o anche attività. E poi ci sarà il bottone per i safari, perché mi sono messo d'accordo con un signore che conosco. È possibile, se venite magari, per chi vuol venire, o anche se uno vuol venire a fare il safari e basta, adesso mi può contattare, io lo metto, insomma, li organizzo tutto e sistemiamo le date, l'organizzazione, la logistica. Può venire anche a fare un safari che parte da un giorno e arriva a 7 giorni. E organizzano anche gite sul Kilimangiaro e su tante altre destinazioni. Se uno magari avesse un pochino un'idea di venire qua e farsi un bel safari, sapete che la Tanzania è il numero uno al mondo per i safari, è un paese sotto questo punto di vista tra i più belli al mondo, perché c'ha il Kilimangiaro, che è una cosa fantastica, a mio avviso solo andarci è una cosa incredibile, c'ha i safari con dei parchi straordinari, e poi c'ha le spiagge e il mare, che Zanzibar, non dimentichiamoci, è sempre stata tra le più importanti destinazioni al mondo per le vacanze. La spiaggia di Kendwa è secondo me una delle spiagge più belle al mondo. C'è mare aperto davanti, c'è profondità, e quindi insomma un posto bellissimo, secondo me. Ecco, sono anche benvenuta. Marilena, buonasera. Puoi dire due parole, Marilena? Marilena, mi verrà. Ciao, ciao. Ciao mio caro, buonasera, buonasera a tutti. Sono un po' in ritardo, scusate, ma questo è. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Allora, vuoi dire qualcosa brevemente? Insomma, è tutto pronto, no? Arrivate il 13. Sì, sì, tutto pronto, tutto pronto. Bene, bene. Ho già quasi la valigia sistemata, sì. Bene, bene. Allora, poi magari ti chiamerò per farti insomma due domande così di due curiosità, ma comunque sì, tutto pronto. Va bene, benissimo. Sì, Marilena verrà con un'altra amica, Maria, arrivano qua, partono 12, arrivano il 13, rimaniamo qua 2 giorni, qui a Salam, vi faccio vedere le cose più belle. E poi andiamo a Zanzibar, quindi loro faranno gli altri poi 4 giorni con me, e dopodiché si sistemeranno in questo bellissimo resort di Giorgio, che è il manager italiano, e quindi un resort 5 stelle, bellissimo, Dongwe Club si chiama, chi è interessato lo può vedere anche su internet o sul sito. Chi è interessata anche soltanto per fare una bella vacanza, ecco, io non sono un tour operator, però insomma, se uno mi segue su Telegram e dice guarda Massimo, non mi interessa venire a fare la settimana investigativa con te, però mi fa piacere fare una vacanza a Zanzibar, mi puoi dare una mano, mi puoi dare dei consigli, le do volentieri, le lo faccio anche gratis, non è un problema, però solo per gli amici di Telegram, non sbagliate troppo la voce, perché dopo non voglio fare cose che non mi competono. Benissimo. Allora, ci sono altre domande? Abbiamo già detto abbastanza, perché dobbiamo parlare della Tanzania e abbiamo già detto le cose più importanti riguardo al nuovo ordine mondiale. Ecco, allora io nel libro, nelle conclusioni del libro, cerco di fare una sintesi su quello che posso aver capito io, no? Tenete presente che io la sintesi del libro l'ho scritta circa 2 anni fa, un anno fa, ho chiuso il libro un anno fa, ho fatto soltanto delle piccole correzioni cammin facendo, ma non ho cambiato praticamente niente. E mi fa piacere verificare da un lato che si stanno avverando le cose che ho scritto io, ma dall'altro che alcuni personaggi importanti hanno letto il libro, probabilmente in qualche maniera, o hanno letto delle parti del libro e hanno rubato dei testi, hanno copiato dei testi, hanno parlato degli argomenti che appunto presentavo io, come al solito senza citare la fonte. Ecco,
Quindi viene fuori sempre questa cosa qui. Dico, ma dico, queste se le ho dette solo io, no? Potrei fare anche il nome del prelato che ha citato Albert Pike. La cosa su Pike è scritto soltanto nel mio libro, non l'ha mai pubblicata nessuno in Italia. Se te vuoi fare un intervento, caro amico, che sembri che tu sia, sembra che tu sia dalla nostra parte, e quindi ti devo rendere omaggio, no? Perché ti devo considerare uno dei nostri. Ma se proprio devi citare Pike, che proprio preciso, preciso come l'ho detto io, ma almeno cita la fonte. Ecco, e invece in Italia abbiamo questa pessima abitudine che questa gente si mette lì, legge un po' di qui, un po' di là, un po' di su, un po' scrive un libro senza mai citare dove ha letto le cose. Questa è una cosa di una mancanza di professionalità assoluta. Queste persone non dovreste, scusatemi, nemmeno starle a ascoltare, perché uno che fa un minimo di lavoro professionale dovrebbe lavorare sempre in una certa maniera. Purtroppo invece passa l'idea che l'ha detto quello, l'ha detto quell'altro, senza mai citare una fonte, e uno rimbalza da una notizia all'altra senza mai poter verificare niente. Purtroppo è così. Succede così anche in America, eh? Non pensate che succeda solo in Italia. Succede da tutte le parti, perché poi la gente non ha voglia di andare lì a approfondire, eccetera. In America rimane tutto più facile, perché la gran parte delle informazioni sono pubblicate in inglese e chi vuole il 448 va lì e se la controlla. Noi non si fa questa cosa, perché la notizia ci arriva già stravolta, non ci dicono la fonte, bisogna andare lì e fare la ricerca su internet, e tutti i testi sono in inglese, e poi ci sono 4 o 5 siti che dicono magari delle cose diverse. Insomma, è troppo difficile farlo, e se uno non ha un minimo di pratica nella ricerca non tira fuori niente. E poi anche quando la tira fuori, che cosa se ne fa? Le cose importantissime, anch'io le ho postate su Facebook e hanno avuto visualizzazioni zero. Cioè, dovete capire che purtroppo si vive in una società bizzarra. Io faccio questo esempio. I social media sarebbero un'arma a nostro favore se noi li usassimo bene. Lascia perdere che ci prendono nome, cognome, dove abiti, dagli pure tutte queste informazioni qui. Ma se si usassero bene, in maniera intelligente, non ce l'avrebbero date di sicuro, perché noi, usate nella maniera giusta, cioè verificando le informazioni prima di postarle, facendo alcun discorso fatto a gruppi di lavoro, eccetera, si potrebbero utilizzare a nostro favore. E invece facciamo soltanto una grande confusione e finiamo sempre per essere attratti dalle stupidaggini. E io ce n'ho tanti di esempi. Io ho postato delle cose molto importanti che hanno avuto condivisioni e visualizzazioni quasi zero, per non dire zero tagliato. Un giorno, per divertimento, ho postato una foto con una bella ragazza e tutti hanno... non ho mai avuto così tante visualizzazioni, così tanti commenti. Ho ricevuto anche dei commenti da delle ragazze, no? Delle persone, delle ragazze, e gli ho detto, ma scusa, ma abbi pazienza, ma che cosa c'è? Sei gelosa? Gli ho detto, perché a un certo punto dico, ma scusa, ma sono cavoli miei, io ti ho messo questa foto, ti ho spiegato che l'ho vista perché è una bella foto dal punto di vista dell'immagine. Non cerca di cogliere il punto. Quindi purtroppo utilizziamo anche la tecnologia che ci hanno cortesemente messo a disposizione in maniera poco intelligente. Abbiate pazienza, ma lo devo dire. Allora, dunque, io stasera, fammi pensare, l'intervento finirebbe qui, perché vi ho detto le cose più importanti che blindano la Tanzania. Io non sto vendendo niente a nessuno, Io la mia impostazione di fondo è esattamente quella che ho sempre adottato. Io mi presento come consulente indipendente che vi dice delle cose. Io non ho niente da vendervi, né oro, né soluzioni, come posso dire, per spostarvi fuori dall'Italia, assolutamente niente. Io vi dico questa cosa qui sulla Tanzania. Se avete una mezza intenzione di venire a fare la vacanza investigativa, mi comunicate, sarà anche una cosa molto interessante sotto tanti punti di vista, perché purtroppo la Tanzania è un paese quasi completamente sconosciuto.
sconosciuto. Questi qui non sono africani, come con lo stereotipo che abbiamo noi dell'africano nero, no, hanno un profilo proprio anche psicologico completamente diverso. Sono dei pacifici, dei tranquilli, non amano le beghe, purtroppo sono un po' come sono, perché loro sono africani, no? Detto della pulizia, dell'ordine, insomma, il paese sta crescendo adesso, sono molto più indietro rispetto al Kenya, in cui sono molto più avanti nell'educazione, nell'organizzazione. I kenyoti sono molto, anche probabilmente, anche diciamo la verità, non voglio offendere nessuno, anche un pochino proprio più svegli, più intelligenti a capire certe cose. Perché ci sono, diciamo che mi hanno detto che c'è il sistema, sono tutte e due paesi anglosassoni, tra virgolette, no? C'è stata la presenza dell'inglese anche in Kenya, però per qualche ragione sono riusciti a lavorare probabilmente con una comunità che era già più omogenea rispetto a quella che era esistente all'epoca degli anni 50-60 in Tanzania, e quindi il paese adesso è più avanti. Tanzania è circa, direi, una generazione indietro rispetto al Kenya, ma questo è un aspetto molto positivo se uno viene qua, è giovane, no? E viene qua per lavorare, perché significa che avrà più opportunità. La stessa cosa è successa in Italia negli anni 50 e 60, quando c'è stato il boom economico. Il ciclo di vita, purtroppo, dell'Europa e del mondo occidentale è in fase decrescente. Tutti ci sono i cicli e i cicli storici che Gian Battista Vico ci ha spiegato, insegnato tanti anni fa, no? Quindi, anche e così come avviene per un prodotto, qualsiasi tipo di prodotto viene inserito nel mercato, c'è una fase di introduzione, una fase di crescita, una fase di saturazione e una fase di declino. Allora, naturalmente questo varia molto, no? Dal tipo di prodotto che si considera. E le nazioni e anche le civiltà seguono un pochino la stessa storia. Quindi, vedete, avete visto quello che è successo ai vari imperi, no? Al stesso impero cinese, probabilmente, che controllava tutta quella parte lì del mondo, a un certo punto si è sfaldato, e poi a quello dei mongoli, e poi a quello della Mesopotamia, e poi ci sono, insomma, in epoca più recente c'è stato quello romano, e poi c'è stato quello spagnolo con le conquiste in America. A proposito di conquiste in America, eccetera, guardatevela la serie sui Medici, della famiglia Medici, su Netflix, e anche quella dei Borgias, perché ci sono degli spunti anche dal punto di vista storico molto importanti, che ritroverete anche nella trilogia. Siccome sono cose dette in una comedy, no? Cioè un film, uno non ci dà tanto caso, ma sono cose vere, verissime. Per esempio, una eclatante, che io non sapevo, non l'ho scoperta guardando la serie, l'ho ritrovata poi successivamente nella serie dei Borgias, ma che ho capito io, ci sono arrivato io facendo proprio la trilogia, mi sono chiesto, ma tutte queste nobiltà, tutti questi nobili, da dove vengono fuori? Perché prima nel mondo antico non c'era mica questi nobili. No, la nobiltà è stata creata dal Vaticano principalmente alla fine delle crociate. Quando i crociati sono ritornati dalla Terra Santa e hanno portato magari qualche cosa, oppure sono andati là a conquistare la terra per nome e per conto del Vaticano, il Vaticano li ha ricompensati trasformandoli in nobili. Quindi si poteva all'epoca ottenere la nobiltà o per meriti di guerra, solo meriti di guerra, oppure come donazioni economiche. Per esempio, la famiglia dei Rothschild, questo non lo dice nessuno, è nel libro, cercò, che non era di tradizione nobile, non erano nobili, e che non vengono dalla Germania, come generalmente c'è scritto nei libri di chi scrive storia,
ma probabilmente vengono dalla Svizzera e fanno parte dei Cavalieri Templari che hanno fondato la Svizzera, i famosi Cavalieri Templari, quindi, i Cavalieri Templari veri. C'è anche un po' di storia dei Cavalieri Templari, e di De Molay nel libro, la storia probabilmente vera, quella vera. Diciamo che è venuta fuori dagli archivi vaticani recentemente, cioè, non è quella storia che ci ha raccontato queste novelle. E dicevo della famiglia dei Rothschild, oppure Rothschild, chiamatelo come volete, che non erano nobili e quindi loro hanno presentato diverse volte al Vaticano la richiesta per il riconoscimento il sigillo nobiliare che solo il Vaticano poteva rilasciare. E poi picchia e mena nel 1783 vado a memoria, che è una data della storia più importante di sempre, certamente tra le prime cinque, e non è mai menzionata nei libri di storia, lo trovate mi sembra nel capitolo 3, mi sembra sia nel capitolo 3, a seguito di una certa operazione fatta e a fronte di un'imponente donazione economica, il Vaticano riconobbe il sigillo di nobiltà ai Rothschild. E da quel momento in poi i Rothschild divennero il tesoro, controllarono il tesoro e le proprietà del Vaticano, cioè si sostituirono al Sacro Romano Impero, perché il Sacro Romano Impero non era altro che quella struttura militare, economica e politica che il Vaticano aveva bisogno, di cui aveva bisogno per proteggere i propri interessi. Perché all'epoca c'era una sola legge e un solo re, che era il Papa. Vedetele queste serie qui, sono molto interessanti. E per concludere questo punto, c'è un certo punto, mi sembra, l'ho memorizzato nel computer. Mi sembra che sia nell'ultimo episodio, quando Alessandro VI, che era appunto Rodrigo Borgias, venne poi eletto spagnolo, di origine spagnola, no? Perché la famiglia veniva dalla Spagna, venne eletto Papa, e parlando col figlio, Cesare Borgia, gli dice: noi dobbiamo cambiare la storia. Noi siamo qua per cambiare la storia, perché noi abbiamo nel corso degli anni creato le linee nobiliari che continuano e hanno una continuità, quando invece i papi non ce l'hanno. E lui si rammaricava di questa cosa qui, perché avrebbe voluto creare lui una dinastia ponendo il figlio Cesare come suo successore, papa di Roma. E poi evidentemente questo non è stato possibile farlo. Però... vedete, lui conferma che è stato il Vaticano sin dall'inizio a creare le linee nobili. Io l'ho scoperto mettendo insieme la trilogia, me lo sono sempre chiesto dove vengono fuori questi nobili. A un certo punto vengono fuori le linee nobiliari. Le linee nobiliari sono tutte state create, è una licensing si chiama, è una licenza, una vera e propria licenza, che viene riconosciuta soltanto dal Vaticano. Ok, nel corso degli anni è tuttora la stessa cosa. Allora, c'è nessuno che ha domande, magari anche su quello che ho detto adesso, no? Cose abbastanza curiose, no? Sì, Jacques de Molay è morto nel 1314, così sì. Per la cronaca. Sì. Esatto. Ecco, sì, parlo anche di questa cosa qui, praticamente tutta la storia dei Templari è falsa. Completamente falsa. Il Papa li ha perdonati, li ha riammessi, si chiamava il Papa adesso, il Papa dell'epoca li ha perdonati, tutto quello che ci hanno raccontato dei sequestri, tutto quello che è successo, probabilmente è tutto frutto dell'immaginazione iniziatica, chiamiamola così. Allora, vediamo un pochino, ci sono altre domande? Abbiamo già fatto un'oretta, un'oretta l'abbiamo fatta, via. Sì.
si potrebbe anche chiudere. Se non ci sono altre domande, ricordo che i piani sono due. Piano B è stato messo a punto per gli investitori, in pratica, e per coloro che vogliono venire a lavorare qua. C'è da lavorarci un pochino, come vi dicevo prima, non è una cosa così semplice, però se qualcuno è uno specializzato, ecco, una specializzazione interessante, sicuramente può venire. Il piano C è stato invece messo a punto per i pensionati e per i volontari. Allora, io, nessuno che ha qualche curiosità, qualche domanda? Una domanda veloce, Massimo. È vero che l'acquisto di proprietà a Zanzibar è vincolato per un certo numero di anni? Sì, è corretto. Ma questo vale solo per gli stranieri oppure anche tra locali e locali? Ah no, per tutti. Per tutti. Ah, per tutti. Ok. Però non ti preoccupare, non ti preoccupare. Sì, muoio prima sicuramente. No, non lo volevo dire. Ci arrivo da solo. Per quello che mi riguarda, spero di morire prima. Sarà una sofferenza per me dover vivere altri 10 anni, figurati 33. No, esatto. Però è un passaggio abbastanza semplice, cioè non paghi un minimo, no? Perché è una licenza, no? Quindi paghi un minimo, ma prima era 99 anni, adesso guarda caso la portata 33, guarda caso, no? 33, va bene, i numeri non contano niente, li lasciamo perdere. Ok. Allora, siccome, benissimo, ci sono altre domande, siccome è capitato proprio la battuta sul 33, io vi leggerei, vediamo se la trovo, per concludere, no? Perché io in genere piacevo quando concludo, mi piace leggere sempre qualche cosa. E poi viene sempre fuori dalla trilogia, no? Dichiarazioni di tutti questi attori. Allora, questo qui l'avevo messa forse qua. Ci sono talmente tante cose sulla scrivania, sempre. È una dichiarazione, la volevo leggere completa, di Manny Piol, che ho già letto diverse volte. Però questa qui è quella completa. Qui. Ci sono altre domande? Per caso intervenite pure, non ci sono problemi. Anche cose riguardo a quello che succederà secondo voi. Secondo voi, che cosa succederà adesso in autunno? Ci sarà una ricaduta? Non ci sarà? Che cosa ne pensate? Sì. Secondo me, questa è la quiete prima della tempesta. Bravo. Siamo sempre in sintonia. Allora, vi leggo una dichiarazione di Manny Piol, ricordo che è il fondatore della Philosophical Research Society, che ovviamente nessuno conosce in Italia, una cosa famosissima, almeno in certi ambienti, fino a un certo periodo in America. E questo qui era un vero e proprio genio. Manny Piol è un personaggio di un'intelligenza, di una memoria, di una cultura straordinaria. Ovviamente era un iniziato. E lui, questa gente qui ha accesso a biblioteche, no? A biblioteche con tanti libri, e naturalmente sono persone fuori dal normale. Allora, vi leggo proprio la citazione completa di quello che lui ha detto. Ricordo che anche lui, purtroppo, è uno di quelli che è morto prematuramente in circostanze abbastanza strane. Stava benissimo e la moglie l'ha trovata a casa. Non aveva sdraiato in terra, non aveva avuto un infarto, non aveva avuto assolutamente niente, è morto negli anni 90, anzi il 29 agosto del 1990. Dice, quando la razza umana imparerà a leggere il linguaggio dei simboli, un grande velo cadrà dagli occhi degli uomini, allora sapranno la verità e più di essa e capiranno che sin dall'inizio la verità non è mai stata conosciuta, ma conservato da un piccolo gruppo, poi più esteso di soggetti, messo insieme dai signori dell'alba, come scusate, Alex, microfono? Scusate. Allora dicevo,
allora sapranno la verità e più di esse capiranno che sin dall'inizio la verità non è mai stata conosciuta, ma conservata da un piccolo gruppo, poi più esteso di soggetti messi insieme dai signori dell'alba come ministri dei bisogni delle creature umane che lottano per riconquistare la loro consapevolezza della divinità. Ecco, quindi cosa vuol dire questo discorsino qui? Vuol dire che senza la conoscenza dei simboli, dei segni, dei codici, dei cipher, e potrei continuare, della numerologia, della cabala, eccetera, eccetera, la nostra capacità di acquisizione, di conoscenza, è molto limitata. È come uno che non legge l'inglese, che per la prima volta si mette a leggere un libro in inglese, non capisce niente. Capisce alcune parole, capisce che è un libro, capisce che è scritto in inglese, però non ne recepisce veramente i significati sino in fondo. La seconda cosa è che evidentemente da sempre esiste un gruppo che lui chiama i signori dell'alba, no? Perché l'alba dal punto di vista simbolico è l'inizio del giorno e non è soltanto l'inizio del giorno, ma è la comparsa del sole. Perché dovete sapere che tutta l'ideologia, tutta la terminologia, discorsi su Lucifero, in realtà Lucifero per loro è il sole, è il vero dio per loro è Lucifero, che si contrappone al Bafometto dei Templari. Questo verrebbe fuori un po' dallo studio che ho fatto io, perché c'è sempre un dualismo. Quindi quando si dice che loro sono satanici, no, si dice una cosa completamente stupida. Loro allo stesso tempo venerano Lucifero e però poi fanno anche altre cose che non sono proprio cristiane, diciamo così, non sono proprio ortodosse, va bene? Sono purtroppo sacrifici, parliamo di queste cose. I signori dell'alba, che sono i grandi maestri, si possono chiamare grandi maestri, che in questo particolare momento, ci ha detto Alice Bailey, stanno lavorando alacremente per la creazione della grande opera, del passaggio finale che si compirà nel 2025. 2025, come accennato prima, gli autori, ho capito, Gerusalemme dovrebbe diventare la capitale del mondo e le Nazioni Unite dovrebbero diventare il centro operativo politico di tutto e il presidente degli Stati Uniti diventa imperatore, chiaramente non può essere Biden, però il presidente degli Stati Uniti nel 2025 dovrebbe essere un presidente diverso, non conterà quasi probabilmente niente, però secondo quello che dicono loro dovrebbe essere, sarà più un presidente delle Nazioni Unite, un grande saggio probabilmente. Sono tutte cose che secondo me anche loro non hanno proprio definito al 100%, perché sono lì a litigare, facciamo questo, io ti do questo da una parte, la te mi dà quest'altro dall'altra, sapete, poi è sempre un tiro e molla in questa maniera qua. Allora, io mi fermerei qua, se non ci sono altre domande, tutto sommato abbiamo detto tante cose, le cose più importanti credo di averle detto. Io ricordo, prego. Sì, Massimo, buonasera. Avrei una domanda. C'è una conferma più che altro da parte tua, se confermi che non c'è un razionamento dell'acqua lì in Tanzania, perché giorni fa era uscita una notizia sui blog che avevano iniziato a razionare l'acqua in Tanzania. No, sono tutte balle, tutte cose così. Ci possono essere situazioni di emergenza locale. Ogni tanto va via la luce, ci vuole magari un giorno o due prima che ritorni, ma sono tutte notizie che chi se ne frega se in un distretto manca la luce per due giorni, capite? Cioè non esiste una cosa di questo tipo. Ci sono delle situazioni abbastanza particolari, perché gli impianti tante volte dell'acqua che hanno fatto non sono sufficienti o non funzionano a dovere, ma sono più discussioni normali che possono succedere da qualunque parte. Tante volte si crea una notizia proprio fuori dal nulla,
non credete a niente di quello che vi dice la televisione. Nulla, nulla. Questo vi possono far apparire e far sparire e qualsiasi cosa in una frazione di secondo. No, non credeteci. Anche questa guerra che ci sarà con la Russia, guardate che qui stiamo andando verso la terza guerra mondiale, avete capito o no? Quindi quando le persone mi dicono adesso l'emergenza sta rientrando, chi era stato sospeso viene riammesso, non ha capito un cazzo di niente, e si rischia di ritrovarsi tutti in una situazione in cui come si dice quando ci sono i militari che non si può più uscire di casa, perdonatemi, mi sfugge il termine adesso, una situazione di emergenza, viene proclamata così una guerra per un attacco ipotetico russo, perché possono, adesso ovviamente il cattivo è Putin, no? Va bene così, prima c'è stato Hitler, adesso c'è Putin, benissimo. E il cattivo di turno serve a quello, no? Fa scoppiare la terza guerra mondiale, pertanto per loro non cambia assolutamente niente. E quindi ci si può trovare in una situazione che poi nella sostanza è la situazione equivalente che avevamo prima con la pandemia. Allora a quel punto dopo vi bloccheranno i voli, bloccheranno i trasferimenti all'estero e non potete più andare da nessuna parte. Ecco perché io ho suggerito a molti di venire qua, soprattutto coloro che sono in età pensionabile, prendere la residenza qua, perché se uno ha una residenza all'estero, anche se è cittadino italiano, c'ha una motivazione in più per dire no, io sono residente in Tanzania e vado a casa, e ti devono lasciare partire, non ti possono sequestrare addirittura, però si potrebbe, insomma. Come posso spiegare? Bisognerebbe essere un attimino più attenti alle evoluzioni di tutto, perché purtroppo non è finito assolutamente niente. Adesso ci sarà l'emergenza energetica e poi la guerra. E poi ci sarà l'attivazione del 5G. Quindi, se per voi questo è l'ambiente ideale dove vivere, state lì. Certo, non ne guarda. E poi incominceranno a scarseggiare tanti alimenti, questo sì. Qualcuno mi ha fatto una domanda. Max, me l'hai chiesto te del discorso se scarseggiavano il pane? Dice, un amico mi ha chiesto, se è avuto una fuori notizia, che lì mancheranno, in Africa mancheranno la farina, mi hanno detto i generi di prima necessità. Ma dico, ma che voi non sapete niente dell'Africa? Qui sono tutte cose... Sono quasi tutte nazioni autoctone queste qui, cioè non posso dire, si produce tutto internamente, qui mangiano polenta e riso e la maggior parte viene prodotta qui, e polli e bestiame che vengono prodotti qua, dall'estero non ci prendono quasi niente, è molto semplice, i tanzaniani non hanno un potere di acquisto per permettersi di andare a shopper e comprare i kiwi. Non sanno nemmeno cosa sono i kiwi, non ce l'hanno i soldi per fare queste cose. Quindi l'80-90% di quello che consumano lo producono internamente. Ecco perché sono paesi molto più blindati e molto più tranquilli anche da questo punto di vista rispetto ai nostri, che invece noi si compra tutto quasi tutto all'estero. Noi avremo tutto in casa, lo sapete, in Italia, no? Perché noi possiamo, produciamo tutto. Però per tutta una serie di ragioni noi dobbiamo andare a comprare la farina in Canada, che tutto gran parte è geneticamente modificata. Cioè facciamo delle cose che... Questa grazie all'Europa, grazie alle magie dell'Europa. Si buttano via gli aranci, c'è uno spreco continuo di cose, hanno regolamentato tutto per distruggere il Made in Italy, no? Perché di fatto è quello che hanno fatto. Quale credete che fosse... l'obiettivo principale della comunità europea, tra i primi se non il primo, quello di distruggere il Made in Italy. Ha fatto un bel lavoro, sono riusciti. Ci sono altre domande? No, quindi tu prevedi a breve l'istituzione di una legge marziale in Italia? Ah, bravo, non mi veniva al termine, sì.
ma non lo dico solo io, eh. Non lo dico solo io. Ora tutto sta a vedere se questa guerra, all'inizio soprattutto, sarà vera o finta, perché poi ci faranno vedere sempre questi filmati, no? Tipo quelli che ci fecero vedere sull'Iraq, Afghanistan, che sono tutti filmati, non si sa nemmeno se sono reali o meno, no? Potrebbero essere creati benissimo, hanno la tecnologia per creare tutto, eh. Io vi dico una cosa che non ve l'ha mai detta nessuno. Poi un giorno qualcuno ve lo darà, con molta probabilità. I due aerei che hanno colpito le Torri Gemelle a New York non sono mai esistiti, eh. O comunque non sono quegli aerei lì. Perché avevano già la tecnologia per fare tutto e di più. Quindi non state tanto dietro a tutto quello che vi dicono. Potrebbe anche essere tutta una cosa creata così che si sono già messi d'accordo. Potrebbe anche esserlo. Però l'obiettivo finale non è tanto quello di scannarsi sull'Ucraina, la voglio io, la voglio te, la vuoi te, ma quella di creare una situazione che va esattamente nella direzione del nuovo ordine mondiale, che è quello di farci morire tutti di fame. E di levarci quei pochi soldi che abbiamo in banca o dove ce li abbiamo. Per questo che io suggerisco di diversificare comprando un po' d'oro. Ah, posso dare questa notizia. Finalmente siamo riusciti a trovare un banco metalli, forse due, con i quali collaboreremo, dove sarà possibile comprare oro sfuso. Oro sfuso, l'azienda che suggeriamo noi a Ovesta lo vende, però bisogna andare a prenderselo in Germania perché la regolamentazione europea e italiana è talmente complicata che a Ovesta non può consegnare in Italia, di fatto. Ecco, fatta l'Europa e poi non si può consegnare un pacchettino d'oro dalla Germania all'Italia. Cioè, un grammo d'oro non è possibile inviarlo, ma è una cosa ridicola. Va bene, altre domande? Buonasera, volevo dire una cosa a proposito di quello che hai appena detto. Io ho sentito che in Europa stanno pensando di istituire il Ministero della Verità, perché così la loro verità sarà l'unica verità. Ho finito. Sì, vabbè, lo potrebbero anche chiamare il Ministero della Bugia, farebbero più bella figura, no? Esatto. Lucia. Altre domande? Allora, via, se non ci sono altre domande, ricordo che per chi è, insomma, chi mi segue, chi è interessato, il prossimo appuntamento sarà sabato alla stessa ora, alle 10, dove parleremo di oro. C'è appunto questa notizia, parleremo anche dell'oro sfuso e della possibilità finalmente di acquistarlo. E poi, naturalmente, do appuntamento a tutti alla prossima settimana, mercoledì alla stessa ora. Chi vuole può scaricare, dunque, allora in omaggio, diciamo così, io se me lo richiedete posso mandarvi il link per scaricare la trilogia nel formato ebook. Ricordo che è disponibile anche nel formato cartaceo e chi è interessato mi può contattare e gli faccio uno sconto del 33%, che il libro è abbastanza costoso, no? E poi vi posso inviare eventualmente il link per leggersi la storia dell'oro, la storia del tradimento, così intanto si fa una lettura abbastanza interessante, credo. E poi posso inviare gratuitamente il prospetto del piano B e piano C. A vostro modo, se una volta che ricevete questi link, questo materiale, potete anche condividerlo con persone, insomma, che reputate, insomma, credibili, magari interessate alle stesse tematiche, non ci sono assolutamente problemi. La consulenza sull'oro è gratuita, la consulenza invece sul piano B e piano C, eccetera, non può essere gratuita perché prendo un'enorme quantità di tempo. E il prospetto è gratis, costerebbe 33 euro, li mando tutti e due,
rapidamente. Però poi chi vuole andare avanti c'è bisogno di fare un po' di consulenza, di parlarci, e io chiedo una donazione di 66 euro per quello come primo passo successivo, e poi dopo studiamo la fattibilità, che io se mi trovo a che fare con un soggetto, con persone che vedo che non hanno le caratteristiche per venire, ve lo dico, cioè non è che mi faccio venire, no, lo dico subito, e ci sono problemi, venite per conto vostro, venite in vacanza, ecco, una cosa del tipo, però non voglio prendermi la responsabilità se io non sono convinto della motivazione, della personalità appunto delle persone che mi contattano, perché per venire adesso stati all'estero e farlo bene ci vogliono tre caratteristiche: la motivazione, la voglia di fare, l'umiltà e un po' di soldi in tasca. Se questi tre requisiti non ci sono, io purtroppo non vi posso assistere. Ci sono altre domande? Sì, Massimo. Per quanto riguarda il collegamento all'ebook l'ebook del Nuovo Ordine Mondiale, è gratuito? Lo puoi dare a tutti, certo. Sì, il link lo do gratuitamente, certo. Sì. Me lo puoi mandare anche a me? Certo che te lo mando, certamente. Okay. Grazie, allora, grazie. Scusami se non te l'ho mai mandato, ma magari in linea di massima lo mando sempre, te lo mando subito, dai. Ok, bene. Grazie. Benissimo, grazie a te, Franco. Allora, io se non ci sono altre domande chiuderei qui e ringrazio tutti per la partecipazione e vi auguro una buona notte e alla prossima. Grazie. Buonanotte, ciao, salve. Ciao, buonanotte. Buonanotte.